Ciao a tutti gamers, bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, siamo giunti al quarto episodio di Diventa un Mito col nostro Pinco Pallino, che come vedete ha l'84% di fiducia dell'allenatore e ovviamente ci mette sempre in posizioni però strane, non ci mette mai in attacco. Dunque oggi ragazzi vedremo le partite contro Carpi e Cittadella, quindi andiamo subito nella partita contro il Carpi. Vice allenatore, oggi sei tra i titolari, fai del tuo meglio ed in bocca al lupo. Quindi ragazzi partiamo titolari contro il Carpi, andiamo a vedere cosa riuscirà a combinare Pinco Pallino. Eccoci giunti nelle formazioni, ragazzi guardate dove sono, a centrocampo. Quindi non mi mettono attaccante opportunista come Pinco Pallino, ma si sono fissati col farmi giocare a centrocampo. Vabbè ragazzi, spero di riuscire a fare bene in questa posizione fuori ruolo. Andiamo nel match. Che partita che ha inizio, parte la partita di Pinco Pallino. Vediamo se riusciamo a fare il nostro primo gol della storia, insomma. Andiamo, palla in avanti, il nostro compagno. Passamela, guardami. Vabbè, ma non mi guarda. Attenzione, Pinco anticipato. Me l'ha passata quando giustamente l'ho marcato. Testa di cazzo. Attenzione al Carpi. Pallone dentro, molto bravo. Quel difensore che però sbaglia il Carpi. Passa in vantaggio il Carpi. Bravi, complimenti. Non passatemi palla. Giocate per i cazzi vostri. Molto bravi. L'importante è che la palla non me la passate, teste di cazzo. Guardate qui, ragazzi, che erroraccio del nostro difensore. E qua è il tiro. 1-0 per il Carpi. Guardami e passami palla. Sì, subito, sì, guardami. Sì, buona, guardami che vado in mezzo. Attenzione, palla Pinco, fermato. Me la danno ogni volta che mi marcano stretto. Cioè, mi danno palla, ragazzi, solo quando vengo marcato stretto. Che bastardi. Attenzione, ancora il Carpi. Pericolosissimo, il Carpi. Attenzione ancora il Carpi, miracolo del portiere. Stiamo soffrendo ragazzi, stiamo soffrendo. Allora, Pinco, prova Pinco. E dà fastidio, guadagna una rimessa, grande Pinco. Diamo noi la scossa, sono ragazzi questi qui non si svegliano più. Dammela ancora testa di cazzo. Ma che passaggio è? Attenzione il Carpi, tiro parata, ancora in due tempi del portiere. Finisce un primo tempo nel quale ha giocato solo il Carpi. Poi i miei compagni mi passano pochissimo la palla. Non sono riuscito a fare praticamente quasi nulla. Vediamo come va il secondo tempo, ragazzi. Attenzione, palla Pinco. Se ne va Pinco. Lasciato solo Pinco. Facciamoli provare il tiro. E viene buttato giù al momento del tiro. Non c'è fallo. Non c'è fallo secondo l'arbitro. Pinco. Subito dentro, bravo. Subito. Guardami. Guardami coglione, guardami. Sì, buona. Che ho fatto io? Cioè ragazzi, mi ha dato fallo per questo intervento. Non ho parole. Pinco, subito. Bello il pallone dentro. Guardami ancora. Sì. Pinco ancora. Salta. 1, 2. Vediamo. Pinco, il tiro deviato. Ma grande azione di Pinco. Bravo Pinco. Vedete in avanti come sono più incisivo. Conquista un calcio d'angolo. Rivediamo Pinco. Guardate qui. Primo dribbling, bellissimo. Secondo dribbling. Guardate, se lunga palla, tiro deviato. Grande Pinco Pallino. Cross dentro l'aria. Colpo di testa. Parata. Vedete, siamo andati in avanti. Sì, bravo Pinco. Se ne va Pinco. Ha visto dentro Sissé. Fermato. Ancora, guardami. Sì. Attenzione, bravo. Fermato Pinco. Però ancora, attenzione. Andiamo dentro. Passa. Crossala. Il cross anticipato, eravamo davanti con Pinco. Bravo. Ancora Pinco. Al momento del passaggio viene fermato, infatti punizione. C'è anche ammonizione, giusto. Pallaccio su Pinco. Guardate qui. Oh, un brutto fallo. Attenzione, cross dentro. Pallone ancora il tiro, vediamo, ci deve essere angolo. Pallone dentro Pinco, anticipato dal portiere e la partita finisce qui. Purtroppo abbiamo perso. Vediamo le statistiche, che valutazione abbiamo preso. Allora, nel secondo tempo abbiamo sicuramente recuperato, infatti vedete, 4 tiri loro e 3 tiri noi, però non è bastato a pareggiare. Ok, noi abbiamo preso 6, quindi la sufficienza come tutta la squadra, vedete, c'è chi ha preso 5.5 e chi ha preso 6. Noi siamo tra le sufficienze, quindi non è andata così tanto male la partita, però purtroppo abbiamo perso. Ok ragazzi, andiamo avanti.
con la seconda partita contro Cittadella nella serie appunto diventa un mito. Vice allenatore, oggi sei fra i titolari, Fede Ottobello è in bocca al lupo, quindi anche oggi partiamo dai titolari. Eccoci ragazzi, giunti nella seconda partita e come vedete io sono sempre lì a centrocampo, 99 Pinco Pallino. Comunque ragazzi, proverò a fare ancora una volta del mio meglio fuori ruolo. Andiamo nella partita. Eccoci qui ragazzi, giunti a questa seconda partita contro il Cittadella sotto la pioggia. Dobbiamo rifarci dopo la sconfitta dello scorso match. Subito Pinco che si fa vedere, molto bene Pinco, bravo Pinco. Bravo Pinco che prova subito, contrasto. Guardate, la palla rimane lì, passami palla, sì. Pinco indietro, molto bene. Subito il cross, dentro quindi per lui, quasi gol. Attenzione, Pinco al contrasto aereo, vinto, attenzione qua, palla. Qua dentro, Sissé se ne va. Può tirare, siamo solo il tiro, la parata, cosa si sono divorati i miei compagni, vicissimi al gol dell'1-0. Rivediamo. Guardate qui. Pallone dentro. È quasi gol. Mai tirare sul palo del portiere. Io vado dentro, ragazzi. Vado dentro con Pinco. Oh, stronzo, lasciami. Attenzione, palla dentro. Pinco anticipato. Attenzione, scattiamo anche noi con Pinco. Facciamoci vedere con Pinco. Pallone dentro. Dai, palla. Anticipato. Pinco in pressione. Avanziamo anche noi con Pinco. Attenzione qua, il tiro del Benevento, il miracolo del portiere del Cittadella. Ancora dietro, ancora dietro. Ma perché non me l'hai data dietro, testa di rapa? Qui Pinco, prova a recuperare palla. Qui è pallaccio di Pinco, totalmente in ritardo ragazzi. È ammonizione seconda della carriera per Pinco. Ho sbagliato ragazzi totalmente il tempo dell'intervento. Rivediamo il fallo killer di Pinco. Eccolo qua, guardate. Mamma mia, bruttissimo. Attenzione qua. Fa ancora Pinco che sovrasta tutti. Toglie palla Pinco, attenzione. Ho rischiato tantissimo il rosso, ma per fortuna non è così. E finisce il primo tempo ragazzi, 0-0, partita abbastanza anomala di Pinco, niente di che. Vediamo se al secondo tempo riusciamo a fare qualcosa di più. Palla dentro, verso Pinco. Pinco ancora. Pinco ancora. Scarica dentro verso il compagno. E poi prova il tiro ancora verso Pinco. Non filtra palla ragazzi, non filtra palla per noi. Attenzione qui Pinco, molto bravo, prolunga. Ancora. Ancora qui Pinco, molto bravo Pinco ragazzi, va in pressing. Dentro ancora, molto bene. Non è fuori, Pinco intercetta ma male. Attenzione qua Cittadella. Pallone dentro per Cittadella, c'è il gol. È incredibile ragazzi come segnano. Cioè veramente questo è un gol di culo. Di culo. Guardate qua, cioè, si è ritrovato palla tiro, gol 1-0 per il Cittadella. Attenzione Pinco. Se ne va Pinco ora. Pinco ancora. Bello il pallone dentro di Pinco. Bella l'azione che ha avviato Pinco. Spero che l'allenatore capisca che devo stare in avanti, non a centrocampo. Dammi qua palla, testa di cazzo. Sì, subito palla per Pinco, molto bene. Ora Pinco. Intercettato il passaggio, ho sbagliato io ragazzi. Ancora Pinco, vince il contrasto aereo. Pallone dentro, ragazzi, ma sbagliamo troppi palloni in avanti. E finisce la partita, ragazzi. È purtroppo un'altra sconfitta per il nostro Benevento. Questa però non era meritata. Veramente hanno segnato con un gol molto fortunoso. Pinco nel secondo tempo ha giocato già meglio. Questo è il risultato delle statistiche. Due tiri pari. Nel secondo tempo hanno fatto loro due tiri. Hanno anche vinto appunto 1-0 con appunto un gol. Allora, ragazzi, eccoci qui. Noi abbiamo preso 5.5. E i voti più alti sono stati i 6. Quindi, insomma, abbiamo giocato abbastanza male. Ok, questa ragazzi è la classifica ad ora. Con 8 punti siamo al 10° posto, quindi più o meno a metà classifica. E siamo a 7 punti dal Bari, che è capolista. Okay, ragazzi, qui ci è arrivato già il vice allenatore che ha detto che oggi sono tra i titolari nella partita che vedremo nel prossimo episodio, che vi vado a dire subito contro chi è. Allora, nel prossimo episodio vedremo la partita contro il Latina, nel quale già sappiamo che partiremo titolari. E poi ragazzi avremo il turno di Coppa Italia di andata contro la Sampdoria, quindi una grandissima partita da non perdere. Ragazzi, come sempre vi invito a lasciare un like per sostenere questa serie. Mi raccomando, se volete commentate, ditemi come vi sembra, tutto, se avete dei consigli da darmi fatelo pure.
condividete se volete il video, se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi al canale, qui sotto come sempre trovate tutti i miei social, Facebook, Instagram eccetera eccetera, quindi se non siete passati dalle mie pagine passateci immediatamente. Qui da Angionero83 è tutto, ci vediamo fra due lunedì con il quinto episodio della serie Diventa un Mito, perché lunedì prossimo alle 14 vi ricordo che c'è il MyClub. Qui da Angionero83 è tutto e ciao gamers!